sì al referendum costituzionale per il taglio dei parlamentari mi rende felice e orgoglioso prima di tutto come cittadino italiano. Erano 20 anni che l'Italia non raggiungeva un risultato simile. Gli italiani avevano sempre bocciato ogni proposta negli ultimi 20 anni, ogni proposta che passasse per un referendum costituzionale. Oggi invece siamo di fronte a cittadini italiani che in maggioranza hanno detto sì alla nostra proposta di taglio del numero dei parlamentari. C'è qualcosa di molto buono, ci sono milioni di italiani che dicono no all'antipolitica. È una Italia consapevole, responsabile, rispettosa delle istituzioni, che non abbassa la testa di fronte all'antipolitica, al populismo, all'antiparlamentarismo, che purtroppo abbiamo visto essere dilagante. In poche settimane siamo riusciti ad ottenere un risultato molto importante. Se non avessero fatto la porcata dell'abbinamento e una campagna referendaria in pieno agosto, probabilmente sarebbe finita in maniera diversa. Io credo che quell'Italia vada rappresentata all'interno delle istituzioni da una politica con la P maiuscola e con la schiena dritta.